La storia in giallo. Un programma di Antonella Ferrera. Regia di Francesco Pannofino. Fausto Coppi. Un grande airone lanciato in volo, con il battere delle lunghe ali a sfiorare valli e monti, spiagge e nevai, fortissimo e fragile nello stesso tempo. Orio Vergani. Anni 50. C'è un sole tiepido che scalda le migliaia di persone assiepate sulle strade del Giro di Lombardia. Sono lì tutti per lui, l'uomo solo che a pochi chilometri dal traguardo aggredisce la polvere con lo slancio e la foga agonistica d'un tempo. Vai Fausto, non mollare! È Fausto Coppi, il campionissimo. Sulle sue gambe ci sono i segni del tempo trascorso a correre, rincorrere ed essere inseguito. La vittoria al Giro di Lombardia potrebbe essere l'ultima della sua incredibile carriera. Non sa che dietro di lui un gruppetto sta cercando di ricucire lo strappo. Ecco l'ammiraglia di Coppi. È Fiorenzo Magni a guidare il piccolo plotone che affianca l'automobile. Dal finestrino si sporge una giovane donna dall'aria compiaciuta e col braccio piegato in un poco elegante gesto dell'ombrello. Andatelo a riprendere il Coppi, se ne siete capaci! Nei corridori scatta la molla e poco prima del traguardo piombano sul campione come falchi. A vincere è un francese, Darry Gad. Coppi scende dalla bicicletta, furioso. Perché l'hai fatto vincere, Fiorenzo? Perché me li hai portati sotto? Sono stanco, Fausto. Ne riparliamo domani. Eh no, invece, ne parliamo adesso. E allora chiedilo alla tua signora il perché. È Giulia Occhini. Per lei Coppi è balzato su tutte le cronache. Ha messo in gioco la sua fama di campionissimo, di airone, del più grande ciclista di tutti i tempi. Una fama che si era costruito giorno dopo giorno, salita dopo salita, da quando un lontano parente gli aveva mandato i soldi per comprarsi la prima bicicletta da corsa. Poi ci pensò il destino, che gli fece incontrare un signore corpulento, imponente, sempre vestito di nero. Il suo nome era Biagio Cavanna, un formidabile scopritore di talenti. Era cieco. Chi sei, ragazzo? Sono Coppi, Coppi Fausto. Spogliati, sdraiati sul lettino. Spogliarmi? Sì, anche scarpe e calzini. Diceva a tutti così prima di iniziare il suo rito. Gli esplorò ogni muscolo, ogni articolazione, ogni tendine. Le vedi queste mani? Sono meglio di 100 occhi. E tu vuoi sapere cosa vedono, vero? Sì. Sei perfetto. Solo che hai lo stomaco debole. Devi mangiare quello che ti dico io, poco e spesso. E, ragazzo, sappi che un cuore come il tuo è fatto apposta per correre. Che lavoro fanno i tuoi genitori? I contadini. Bene. Ogni tanto mi porterai i frutti del tuo orto. Ho deciso di allenarti, d'accordo? D'accordo. Quando ascoltai le pulsazioni di Fausto, lì per lì rimasi sbalordito. 50 battiti. Quando gli dissi che aveva un cuore come un cannone, mi rispose che lo sapeva. Perché mentre in salita gli altri sbuffavano, lui prendeva appena fiato. Possedeva qualità straordinarie che lo avrebbero innalzato alla stregua di un eroe. Ma un eroe non è tale senza il suo antagonista. Fausto Coppi e Gino Bartali si incontrarono nel maggio del 1940, alla partenza del Giro d'Italia in Piazza Duomo, a Milano. Fu Pavesi, il direttore sportivo della Legnano, la loro squadra, a presentarli. Coppi Fausto, sono onorato. Coppi, come le tegole dei tetti. Gino Bartali, corridore vecchia maniera, dai modi burberi e un cuore d'oro,
amante del vino e militante convinto dell'Azione Cattolica, era il più forte ciclista in attività. In quel 1940 partiva come favorito nella corsa alla maglia rosa. Pavesi era stato chiaro con tutti i suoi compagni di squadra. State attenti perché quest'anno il giro è suo. Ma una caduta nelle prime tappe compromise la sua corsa. Ne approfittò il giovane Coppi, che sull'Abetone, nella tappa decisiva, spingeva sui pedali verso il traguardo di Modena. Fu lì che gli si avvicinò Pavesi sull'ammiraglia. Il capitano è indietro che arranca e tu tenti la fuga. Bravo! Mi dica lei cosa devo fare. Se vuole mi fermo e lo aspetto. Eh no, tu adesso arrivi a Modena e ti prendi pure la maglia rosa, hai capito? Coppi non rispose. Lo avrebbe fatto sui pedali, tra i tornanti colmi di folla, sulle salite e le discese impervie e ghiacciate, che lo avrebbero portato dritto dritto al trionfo. Orio Vergani fu uno dei primi giornalisti ad accorgersi del suo talento. Ne avevo visti gli scalatori. Avevo visto Bartali, i muli come Martano e Pesenti, ma adesso vedevo qualcosa di nuovo. Aquila, rondine, alcione, non saprei come dire. Le mani alte e leggere sul manubrio, le gambe che bilanciavano nelle curve, le ginocchia magre che giravano implacabili come ignorando la fatica. Volava, letteralmente volava su per le dure scale del monte. A Milano gli furono tributati onori e meriti. Era il 9 giugno del 1940. Sembrano trascorsi secoli da quel giorno. Di mezzo ci sono una guerra, la morte dell'amatissimo padre e un matrimonio naufragato, quello con Bruna, che non ha mai smesso di amarlo. Io vado via. Non pensi a nostra figlia? Ci sarò sempre, verrò a trovarvi. Si chiude una storia d'amore che aveva fatto sognare un'intera generazione, una storia nata sulle strade piemontesi tanti anni prima. Durante gli allenamenti, Fausto passava sempre per un paesino, Villa Vernia, e lì, tutti i giorni, ad attenderlo, c'era una ragazza mora molto carina. Lui non trovava mai il coraggio di fermarsi, ma quando rientrava a casa non faceva altro che parlarne con il fratello più piccolo, Serse, che un giorno decise di fargli una sorpresa. Si chiama Bruna Ciampolini, ha 18 anni, è diventata maestra quest'anno. Grazie, ma che ci faccio? Sei famoso. Chiedile di diventare la tua fidanzata. Secondo te dovrei scendere dalla bicicletta e dirle: salve signorina, da quando l'ho vista non dormo più perché penso sempre a lei. Vuole fidanzarsi con me? Più o meno accadde proprio così. Io domani passo da qui alla stessa ora. La ritrovo? Non so, non le posso promettere niente. Si rividero, ma non per molto. La guerra incombeva e Fausto Coppi fu chiamato a difendere la patria. Mi aspetterai? Sì, io resto qui finché non tornerai. E quel giorno diventerai mia moglie. Si imbarcò per la Tunisia, ma la sua guerra durò poco, perché il generale Montgomery sbaragliò le truppe italiane. Anche lui venne fatto prigioniero. Aveva solo 24 anni, ma appariva denutrito, invecchiato. Fu colpito dalla malaria. Chenino, subito due pasticche, poi una ogni 6 ore. Lo salvarono così. E quando si ristabilì, giunse anche la notizia che gli alleati stavano liberando l'Italia. Insieme agli altri prigionieri fu inviato a Caserta, in un campo della Royal Air Force. A lui venne tributata un'accoglienza trionfale, ma la sorpresa più grande doveva ancora arrivare. Eccolo lì! Oh Fausto, come stai? Voi, che ci fate qui? Gino Bartali e altri erano corsi a riprenderselo. Siamo venuti per riportarti a casa, ce l'hai la bicicletta? Ehi ragazzi, io sono prigioniero. Hai 5 giorni di libertà, non sei contento? Fuori
C'era l'Italia che cercava di tornare alla normalità. Bartali e gli altri, per guadagnare qualcosa e tenersi allenati, partecipavano a qualche gara. Fausto, invece, aveva un solo pensiero: tornare a casa e mantenere la promessa fatta a Bruna. Si sposarono nell'inverno del 1946. Andarono a vivere a Sestri Levante, il paese di Bruna, e dal loro matrimonio nacque una bambina, Marina. Stava per avere inizio l'epopea del campionissimo. Non più compagno di Bartali alla Legnano, ma capitano della Bianchi. La rivalità fra i due si fece leggenda. Con un fratello supercampione mi viene voglia di correre. Mi prendi in squadra con te? Fammi vincere qualche corsa però, eh? Serse lo stupì vincendo la Parigi-Roubaix, ma a trionfare fu soltanto Fausto. 3 volte alla Milano-Sanremo e 2 al Giro d'Italia. Gli mancava la corsa più bella, la più difficile, il Tour de France. E l'anno magico arrivò. Era il 1949. Il campionissimo aveva dominato al Giro, staccando in classifica generale Gino Bartali di ben 24 minuti. Nonostante la rivalità, si diedero appuntamento alla stazione e viaggiarono insieme sul treno per Parigi, mettendo a tacere le tante voci che li volevano nemici sui pedali e nella vita. Senti, dobbiamo fare un patto. Che patto? Uno di noi due deve assolutamente vincere il Tour, e credo che debba essere tu. Sei più giovane, più in forma. Io poi l'ho già vinto. Bene, sono d'accordo. È chiaro che se dovessi trovarti in difficoltà vinco io, eh? E tu mi dai una mano. Va bene, ma vedrai che arriveremo primo e secondo. La più grande corsa a tappe sembrò decidersi il quinto giorno. Coppi e un piccolo francese di origini italiane, Marinelli, procedevano in testa tra due ali di folla, quando il francese, per evitare una donna, gli franò addosso. Nulla di grave, si alzarono subito pronti a riprendere la corsa, ma Coppi si accorse che la sua bicicletta era rotta. Dov'è Binda? Dov'è l'altra bicicletta? Cominciarono a sopraggiungere i primi inseguitori. Qualche connazionale gli offrì subito la propria, ma Coppi imprecava contro Binda. Ma perché non è qui? Dov'è? Lui doveva stare qui! Adesso ci vada lui a riprendere Marinelli! Finalmente Binda arrivò e subito dopo sopraggiunse Bartali. Scoppiò il putiferio. Ah, lei stava dietro Bartali! Io vado in fuga e lei sta dietro Bartali! Bene, lo continui con lui il tour, io me ne vado! E dai, Fausto, salta in bici che lo riprendiamo insieme quello lì! Ma no, Gino, io a queste condizioni non corro! Dai che ce la possiamo fare! Si rimisero a pedalare, ma ormai Coppi era totalmente scarico. Fu allora che Bartali strappò dalle mani di un ragazzo una bibita gelata, la versò in testa al compagno e cominciò a massaggiargli il volto. Fu come un elisir che gli ridiede vita. Vieni con me, che ti porto al traguardo! Coppi non riuscì a vincere la tappa, ma ritrovò la determinazione necessaria per attaccare nei giorni successivi. E non dimenticò di sdebitarsi con Bartali. All'arrivo a Briançon, giunsero insieme, appaiati. Oggi è il mio compleanno, Fausto. Sono 35, eh? Lo so, ho già in mente un regalo. Non ci pensare nemmeno. Tanto io sono maglia gialla. Come vuoi. Ma a un metro dal traguardo, Coppi diede un piccolo colpo di freno, quel tanto che bastò per far vincere l'amico rivale. Giro, 100 di questi giorni. I due italiani dominarono la scena, facendo letteralmente impazzire di gioia un intero paese. A spuntarla fu Fausto Coppi, che alla sua prima partecipazione vinse la competizione più dura. E fu anche il primo ciclista della storia a trionfare nella stessa stagione, sia al Giro che al Tour. André Leduc, corridore e giornalista, scriverà su di lui una delle pagine più belle.
Quando si percorre la salita in automobile accanto a lui, vale la pena di guardare un momento indietro verso la strada e il fondovalle, per accorgersi della tremenda pendenza, perché guardando solo Coppi sulla sua bici, possiamo cadere facilmente vittime di un miraggio. Difficile immaginare che in quei momenti trionfali l'ombra della tragedia si fosse già posata sul campionissimo. L'anno successivo, durante il giro, cadde fratturandosi il bacino. Stagione finita. Nel 1951, in una delle prime corse, si ruppe la clavicola. Ma il peggio doveva ancora venire. Fausto e il fratello Serse si stavano allenando in vista del Tour de France e partecipavano al Giro del Piemonte. Una corsa di preparazione senza tanta importanza. La vince Gino Bartali, con Fausto a seguirlo a ruota. Ma appena tagliato il traguardo, giunge la notizia. Tuo fratello è caduto. Dove? Si è fatto male? Mi hanno detto che gli è entrata una ruota dentro una rotaia. Comunque si è rialzato subito. Un semplice spavento, che però si trasforma in dramma. Accade in albergo. Serse si sta vestendo per uscire. Che eleganza! Devo vedere una ragazza. Cosa c'è? Tutto bene? Sì, non ti preoccupare, che non so, sento come una fitta qui. Serse comincia ad ansimare, a barcollare, a farsi cianotico in volto. Poi cade a terra, svenuto. Che ti succede? Rispondimi! Aiuto! Aiutatemi! Respira ancora quando lo portano in ospedale, ma non ce la fa. Fausto, seduto accanto alla moglie, si tiene la testa tra le mani e piange singhiozzando come un bambino. Seppellirono Serse a San Biagio, nel piccolo cimitero accanto alla chiesa. La sola che accettò impietrita fu la madre. Lei pregava. A Fausto sembrava vana ogni cosa, stupida e persino disonesta ogni rivalità di mestiere. E rifletteva sulle parole di Bruna. Anche tu farai questa fine. Coppi non risponde. Quell'anno al Tour de France sembra il fantasma di se stesso. Si riscattò in quello seguente, entrando con prepotenza nella storia del ciclismo. Vinse di nuovo Giro d'Italia e Tour de France e anche nella vita privata si preparava a vivere momenti intensi. Il matrimonio con Bruna era ormai naufragato, ma all'orizzonte già si intravedeva lei, Giulia Occhini, una sua tifosa. Fu nel 1953, sulle strade del Giro d'Italia, che ebbe inizio la loro tormentata storia d'amore. Quell'anno l'avversario da battere era Hugo Koblet, agguerrito scalatore svizzero. Alla quarta tappa un brutto incidente e Koblet rimase a terra privo di coscienza. Dobbiamo fermarci, non possiamo continuare. Fausto Coppi fece interrompere la corsa finché Koblet non si rimise sui pedali. Se non fosse stato per lui, lo svizzero avrebbe perso più di un'ora. Ma il campione non si era voluto perdere il gusto di gareggiare contro l'abile rivale. Nei giorni successivi, Koblet conquistò la maglia rosa. Quando sulle Dolomiti si trovarono da soli, in testa, volle sdebitarsi. Chi c'è dietro? Nessuno. Siamo soli. Con la tua fuga hai fatto il vuoto. Sì, ma il giro lo hai vinto tu. E tu vincerai la tappa. Biagio Cavanna, il suo allenatore, si accorse di qualcosa. Fausto, non dirmi che è vero quello che penso. Avete fatto un patto. A te la tappa e a lui il giro. Rispondimi che non è vero.
Perché se è così, vuol dire che tu sei diventato pazzo. D'accordo, è così. Ma ormai è deciso, non posso tornare indietro. Invece puoi vincere ugualmente, senza rompere il patto. E come? L'indomani mattina, Coppi era in mezzo al gruppo, ai nastri di partenza. Il suo sguardo si posò su un giovane piemontese che tutti chiamavano il CIT, Nino De Filippis. Nino, pronto ad attaccare oggi? Io? Mi prendi in giro? Guarda che anch'io ero un gregario. È la mia prima corsa, ho attaccato. Poco ci mancò che battessi Bartali. E se attacco, tu che farai? Ti lascio strada. Farò in modo che tu ti metta in mostra. De Filippis attaccò. Coblet lo seguì e con lui Coppi. Ma quando i due ripresero il fuggitivo, lo svizzero non ne aveva più. Al campionissimo, per staccarlo, bastò un leggero cambio di passo. Due ali di folla lo accompagnarono in trionfo, ma lui, in quel momento, aveva occhi per una persona sola, che si sbracciava e lo chiamava. Era lei, Giulia. Ci vediamo a bordo. Puoi contarci. Sentiva che niente e nessuno avrebbe potuto fermarlo. Un uomo solo al comando. La sua maglia è bianco-celeste, il suo nome è Fausto Coppi. Coppi e Coblet non si sarebbero parlati mai più. Fausto avrebbe voluto dargli una spiegazione, ma al Tour de France lo svizzero si schiantò contro un muretto nella discesa del Colle Solur. Si era spenta una stella e ad accendersi fu una storia d'amore che avrebbe avuto la forza di spaccare in due l'opinione pubblica nazionale. Fausto, io sono una donna sposata, ho dei figli. Lascia tuo marito e vieni a vivere con me. L'amore gli dà nuova linfa e può prepararsi alla vittoria che ancora gli manca, quella del campionato del mondo su strada. Ma è una serenità che dura poco. La sua love story clandestina fa nascere uno scandalo e rischia di dividerli per sempre. Preferisco farla finita qui, prima di rovinare le nostre vite e quelle dei nostri figli. Ancora una volta Fausto Coppi scarica le sue tensioni nell'unica maniera che conosce: correre e vincere. Al mondiale attacca, procedendo con ritmo regolare, senza strappi, e in 10 chilometri stacca tutti di 6 minuti. È il trionfo, l'ennesimo, della sua irripetibile carriera. Quando sale sul podio e alza al cielo il trofeo, qualcuno si fa largo per andare accanto a lui. Voglio stare con te per sempre. L'indomani, su tutti i giornali, campeggia la loro foto insieme. Lei indossa un impermeabile color bianco. Da quel momento nasce la leggenda della Dama Bianca. Che c'è di vero, Fausto? Ti rendi conto di quello che stai facendo? Senti, Biagio, io sono innamorato di questa donna. Non ti ci mettere anche tu. Non venirmi a dire che questa cosa intaccherà la carriera, perché non me ne importa niente. Ho 34 anni, ho vinto tutto quello che c'era da vincere. Ma non puoi pensare solo a te stesso. Tu appartieni agli altri, ai tuoi tifosi, alla gente. Fausto si rifugia con Giulia in una villa di Novi Ligure. Lontano da occhi indiscreti, crede di poterla amare liberamente, ma si sbaglia. Una notte viene svegliato dalla donna di servizio, perché alla porta ci sono i carabinieri. Pretendono di entrare fin dentro la stanza da letto. Ci dispiace, abbiamo un mandato di perquisizione. Cosa cercate? Quale mandato? Veramente, siamo qui per la prova del letto caldo. Era una procedura in corso in quegli anni che serviva a constatare l'avvenuto adulterio. Ma che paese è questo? Volete che me ne vada via? D'accordo, me ne vado. E sapete dove? In Francia! Lì mi accoglieranno a braccia aperte! La situazione degenera quando dal giardino si sentono provenire le voci di Giulia e del marito. Stanno discutendo animatamente. Coppi è una furia. Scende le scale e si avventa contro l'uomo. Fuori da casa mia! Questa è violazione di domicilio! Si calmi, signor Coppi. La prego. Si calmi? Qui ci mette la legge sotto i piedi! Ma non è finita. I carabinieri si vedono costretti ad accompagnare la donna in caserma. Signora, è una formalità, deve venire con noi. A meno che... A meno che cosa? Suo marito, signora. È disposto a ritirare la denuncia a patto che lei torni a casa. No, non torno indietro. Della mia vita faccio quello che voglio. La donna viene arrestata e la pena inflitta è simile a quella che spetta ai mafiosi in attesa di un processo. Il confino. Destinazione Ancona.
A Fausto Coppi, invece, viene ritirato il passaporto. Niente gare all'estero, un danno per lui e per il ciclismo italiano, che perde il suo uomo simbolo. Ad allietare l'amarezza di quei giorni, solo una splendida notizia. Tesoro, avremo un figlio. Ben presto, però, ha inizio il processo. Un dibattimento seguito morbosamente dalla stampa, in cui si cerca di aggiungere vergogna alla vergogna. Alla fine Fausto Coppi viene condannato a 2 mesi di carcere, Giulia Occhini a 3. Sembra tutto finito, ma all'orizzonte si prospetta un'altra battaglia. Il 13 maggio del 1955 viene al mondo Angelo Fausto Coppi. Pochi giorni dopo, sulle strade del Giro d'Italia, il neopapà affianca una vettura. A bordo c'è Bartali, che ritiratosi dall'attività segue le corse per la Rai. Ehi Gino, guarda che ti faccio vedere! Il tuo figliolo! Ehi, figliolo di Fausto, guardate! Tutti si stringono intorno a lui e per alcuni chilometri non si fa che parlare di Faustino, l'erede maschio di Coppi, che per la legge italiana però non può portare il cognome del padre naturale. Questa volta l'Italia si unisce nell'indignazione, anche se il piccolo dovrà aspettare il 1978 per poter dire di chiamarsi Coppi. Ma suo padre allora non ci sarà più. È il dicembre del 1959. Fausto Coppi e il suo amico Rafael Geminiani sono uno accanto all'altro. Ma che cosa siamo venuti a fare qui? Dai, guarda, c'è anche scritto il grande Coppi in Africa. È l'ultima corsa. Gli hanno promesso un safari per il giorno dopo e da amante della caccia non ha saputo dire di no. Arriva secondo, ma non vede l'ora di tornarsene a casa. Trascorre notti insonni per via delle zanzare. Poi il rientro, il Natale, i primi malesseri. Si sente al telefono con l'amico Geminiani. Ciao Fausto, come va? Diciamo bene. Ma da quando sono tornato mi sento sempre più stanco. Anch'io. Mi sa che ci siamo presi qualche influenza strana. Qualche giorno dopo, il medico di Coppi conferma l'ipotesi. Non si preoccupi. Mezza Italia è a letto con la febbre. Ma è un'influenza che fa scendere la temperatura fino a 35 gradi e nessuno si insospettisce. Coppi peggiora. Ha sete, ha perso l'appetito, suda, ha la nausea. All'ospedale di Tortona confermano la diagnosi. Nel frattempo giunge al medico una telefonata dalla Francia. È sempre Geminiani. Dottore, senta, qui mi hanno diagnosticato la malaria. Non vorrei che anche Fausto... Senta, lei si curi come meglio crede. A Coppi ci penso io, va bene? Ha una broncopolmonite emorragica da virus. Le sue condizioni, invece, peggiorano ulteriormente. Attorno a lui, in ospedale, ci sono tutti. C'è Faustino, c'è Giulia, ma anche Bruna, che gli prende la mano e lo bacia in fronte. Lui riesce a sussurrarle una parola. Perdonami. Nella notte il prete gli impartisce l'estrema unzione e alle 8:45 del 2 gennaio 1960 Fausto Coppi, l'airone, vola via per sempre. La morte lo aspettava al varco. Lo ha rapito per porlo intatto nella vita eterna. Là egli non potrà perdere una sola briciola di gloria né subire l'affronto della vecchiaia. Fausto resterà saldo nella leggenda, come su un piedistallo di bronzo. Fausto Coppi non correrà più. Del resto, gli eroi autentici vanno per tempo rapiti in cielo. Non possono vivere fra noi, al nostro mediocre livello. Requiescasi in pace, povero vecchio amico. La sola certezza che tu finalmente riposi può consolare in parte noi che restiamo. Gianni Brera. A tutti un buon pomeriggio da Antonella Ferrera e ben ritrovati alla seconda parte della Storia in Giallo, una puntata oggi dedicata al campionissimo, a Fausto Coppi. Per parlarne qui con noi Marco Franzelli, capo della redazione del TG1 Società e Sport. Buon pomeriggio Marco. Buon pomeriggio a tutti voi.
4 vittorie al Giro d'Italia, 2 al Tour de France, campione del mondo per 3 volte all'inseguimento e su strada. Ha vinto 3 volte la Milano-Sanremo, 5 volte il Giro di Lombardia, 1 Parigi-Roubaix. Ha segnato il record dell'ora e ha ottenuto tante altre vittorie che sarebbe impossibile elencare qui. Allora Marco, Fausto Coppi è stato veramente il più grande ciclista di tutti i tempi? È difficile mettere a confronto campioni di epoche diverse, soprattutto nel ciclismo. Sono cambiate le biciclette, sono cambiate soprattutto le strade. Quindi come fare a dire se è stato più forte Binda o Merckx, Girardengo o Indurain, Coppi e Bartali o Armstrong? Certamente Coppi aveva una caratteristica diversa da tutti gli altri, e cioè quella di arrivare al cuore della gente attraverso la sofferenza, e questa sua anima sofferente lo ha portato a diventare un mito che la gente di quell'Italia degli anni 50, degli anni 60 sentiva accanto. È vero, 20 esperti di nazionalità diverse, dopo un'analisi di tutti i risultati dei ciclisti più forti di tutte le epoche, hanno detto che Coppi è stato il più grande corridore di tutti i tempi, ma questo secondo me è solo un dato e un aspetto tecnico. La figura di Coppi va oltre ed è una figura che non perdiamo, che non abbiamo perso, che continueremo ad avere e ad amare. E mi sono segnato dei versi di un poeta, Roberto Roversi, che ha dedicato una canzone a Coppi, che dicono: la memoria non si caccia via coi sassi come un cane, la memoria è storia, non è oblio. Marco, non si può parlare di Fausto Coppi senza accostarlo ad un altro grande del ciclismo, Gino Bartali. La loro rivalità è diventata leggenda, ma fu davvero rivalità o i giornalisti anche di quel tempo ne accentuarono un po' i toni? È inevitabile, i giornalisti su questa rivalità ci hanno ricamato su, ma la rivalità c'è stata ed è stata una rivalità vera, autentica, profonda, ma sempre rispettosa l'uno dell'altro. Coppi era un gregario di Bartali. Coppi nel 1940, da gregario di Bartali che aveva avuto delle cadute, vince il Giro d'Italia e lì comincia l'antagonismo con il capitano, perché il capitano capisce che il gregario ha la stoffa, ha la qualità del campione. Di mezzo c'è la guerra e in quegli anni, gli anni della guerra, Coppi perde le occasioni migliori della sua carriera. C'è un episodio che proprio dà l'idea di questa rivalità feroce in quel momento tra Coppi e Bartali. Sono i mondiali di Valkenburg in Olanda nel 1948, mondiali che arrivano dopo la grande vittoria di Bartali al Tour dello stesso anno. Ebbene, in quell'occasione i due corsero l'uno contro l'altro. Uno controllava che l'altro non scattasse e lo bloccava, e viceversa. Il risultato fu che i due misero insieme un ritardo abissale, si fermarono, vinse un belga, Schotte, e furono sospesi entrambi per 2 mesi per aver disonorato il prestigio dell'Italia. Ci sono state, come ho detto, queste punte di asprezza, evitavano di parlarsi, si chiamavano l'un l'altro dicendo quello là, senza dire il nome, ma anche questo poi è diventato un istrionico gioco delle parti per venire incontro alle esigenze delle folle che in quel periodo cercavano una rivalità, un antagonismo, bartaliani o coppiani. Poi in fondo, se vuoi, l'immagine che li accomuna è invece un'immagine di solidarietà, di amicizia, di collaborazione, la famosa borraccia che Coppi passa a Bartali o Bartali passa a Coppi, non si sa, è un mistero che non è mai stato risolto nel 52 al Tour de France, ma proprio questa incertezza su chi ha fatto quel gesto a favore dell'altro ci riporta a un sentimento, se vuoi, di amicizia. Senti, una figura fondamentale nella carriera di Fausto Coppi fu Biagio Cavanna, che era un vero e proprio mito in quegli anni. Sì, Coppi è nato a Castellania, che è un piccolo paese del Piemonte, vivevano allora lì soltanto 35 famiglie, e in bicicletta, perché ha cominciato così, come accadeva per i ciclisti dell'epoca, in bicicletta andava a fare il garzone da un salumiere a Novi Ligure. Un cliente di questo salumiere era appunto Biagio Cavanna, massaggiatore di grandi campioni, da Girardengo a Guerra, diventato cieco da pochi mesi. La spesa gliela fa un corridore, suo pupillo, che Coppi alla prima occasione, da ciclista vero, semina per strada con grande bravura, e quindi Cavanna viene informato, manipola
i muscoli di Fausto Coppi, sente la sua cartilagine e gli predice grandi imprese. E gli dice: ragazzo, sei un animale da fatica, se mi darei retta, riuscirai. Ecco, Coppi ha sempre dato retta all'orbo di Novi, così lo chiamavano, a Biagio Cavanna, che all'inizio per la verità non l'avrebbe tanto voluto con sé, perché lo considerava, non dico un borghese, ma quasi, perché faceva appunto il garzone di un salumiere, preferiva invece i muratori e i contadini, personalità forte quella di Biagio Cavanna. Poi invece è scattata questa intesa e sicuramente il rapporto Coppi-Cavanna ha permesso a Coppi stesso di diventare quello che è diventato. Ogni eroe che si rispetti ha un suo punto debole. Quale fu quello di Fausto Coppi? Ma secondo me il fatto di aver continuato a correre senza una ragione plausibile. Aveva fatto pace con la gente dopo tutte le vicende della Dama Bianca, di cui probabilmente parleremo, era ricco, ma agonisticamente era alla fine, era spremuto. Le offerte di vantaggiose riconversioni non gli mancavano, eppure ha voluto continuare ad andare avanti. Tant'è che un giornalista famoso del Corriere della Sera, Orio Vergani, che ha seguito tante edizioni del Giro d'Italia e quindi ha seguito anche Coppi, in un suo libro che si intitola Misure del Tempo, diario 1950-1959, scrive a proposito di questo: Fausto andava su non peggio di molti altri e il suo calvario non era più penoso di quello di tanti giovanotti della carovana pedalante. Andava su fra grida beffardamente crudeli: mandatelo a casa, vendetegli la bicicletta. Chi suggeriva quelle grida era l'antico spirito del Colosseo, dove non si perdonava ai gladiatori arrugginiti. Amare sentenze della folla, delle roche voci giustiziere. Ecco, forse secondo me questa è stata un po' la debolezza di Coppi, al di là di una debolezza fisica che ha avuto legata alla sfortuna, cioè le cadute, sì, e le tante fratture, più di 10 che ha avuto nel corso della sua carriera. Giorgio Bocca ha paragonato la vicenda di Coppi a quella letteraria del Don Chisciotte, dell'eroe popolare, triste e malinconico. Sei d'accordo con questo parallelo? Giorgio Bocca ha scritto, riprendendo il Don Chisciotte: egli era di solida complessione, secco di corpo e magro di viso. Effettivamente questo è il ritratto di Don Chisciotte, ma è anche il ritratto di Coppi. Quindi dal punto di vista fisico ci siamo perfettamente. Però come spirito, se dovessi dire, non sono d'accordo. Vedrei Coppi come un eroe leopardiano, nel senso che nelle sue imprese, nella sua vita, nel suo volto, nei suoi occhi veniva fuori un'infelicità, una malinconia cosmica. Quando vinceva non alzava mai le mani dal manubrio per festeggiare, mai un sorriso, mai uno stiracchiamento di labbra per mostrare un sentimento di soddisfazione, non diciamo di felicità, come se quello che lui otteneva dal ciclismo non fosse in grado di dargli una felicità terrena, ma fosse appunto preso da questa cosmica malinconia. E poi, se vogliamo, anche la fuga, cioè questo suo andare in fuga, partire da 150-100 chilometri dal traguardo, scalando vette, montagne, senza quindi risparmiare energia, era un desiderio di solitudine sofferente. Avrebbe potuto rimanersene nel gruppo, vincere poi più facilmente, e invece no, andava via, fuggiva da se stesso, fuggiva dagli altri, fuggiva da chissà che cosa. Quindi, chiudendo col paragone con Don Chisciotte, i suoi molini a vento erano dentro di sé, non erano fuori come per Don Chisciotte. Marco, tu prima hai citato Orio Vergani, ecco, lui lo soprannominò l'airone, perché? Coppi era brutto di fisico. Quando scendeva dalla bicicletta appariva goffo, lo hanno persino paragonato ad uno scorfano, che non è il più bello dei pesci. Aveva lo sterno sporgente come di certi uccelli, però in bicicletta si trasformava. In bicicletta diventava divino per grazia, eleganza, leggerezza, e sembrava volare. Le sue pedalate sembravano quelle di un corridore arrivato da un altro pianeta. E allora, nella tappa del 1947 del Giro d'Italia, Pieve di Cadore Trento, del 12 di giugno, Orio Vergani lo segue dall'ammiraglia della Bianchi, che era la squadra a cui apparteneva Fausto Coppi, lo segue, lo vede andare in fuga, lo vede scalare il Falzarego e il Pordoi, e nasce lì
quell'immagine dell'airone, perché Coppi, scalando quelle montagne, sembrava volare. Vogliamo ricordare che Italia era quella che Fausto Coppi accendeva di entusiasmo al suo passaggio. Siamo nell'età del dopoguerra, del secondo dopoguerra, quindi la seconda metà degli anni 40, tutti gli anni 50, l'Italia dunque uscita dalla guerra. Un'Italia che aveva voglia di fare, però era un'Italia semplice, un'Italia pura, un'Italia che sapeva di aver bisogno di miti e li prendeva anche, se non soprattutto, dallo sport e, tra gli sport, soprattutto dal ciclismo, che la rappresentava più di tanti altri. Ecco, il ciclismo era la rappresentazione dell'Italia che pedalava a sua volta per uscire da quel clima, da quella povertà, da quella miseria del dopoguerra, e andava, pedalava come Fausto Coppi verso il boom economico, affacciandosi alla modernità, al lavoro industriale, alla civiltà di massa. E poi Coppi, che abbiamo così descritto, schivo, timido, goffo, era un po' la rappresentazione fisica degli italiani di quell'epoca, che venivano smunti, poveri, miseri dalle sofferenze della guerra. Ecco, per capire l'importanza del ciclismo e dei suoi eroi, vogliamo ricordare quella vittoria di Bartali al Tour de France, che addirittura scongiurò una guerra civile. Sì, un episodio famoso, 14 luglio 1948. In Francia si corre il Tour de France e lì c'è Bartali. Nella tarda mattinata, invece, a Roma, uno studente neofascista siciliano, Antonio Pallante, spara all'uscita di Montecitorio a Palmiro Togliatti, che esce insieme alla sua compagna Nilde Iotti. Togliatti viene ferito gravemente, si teme per la sua vita, la notizia si diffonde in tutta Italia, Togliatti viene operato d'urgenza, contemporaneamente c'è la mobilitazione dei lavoratori, l'occupazione di fabbriche, blocchi stradali, blocchi ferroviari, assalto a sedi di partito, giornali, questure, ci sono scontri in piazza, l'Italia sull'orlo di un'insurrezione o addirittura di una guerra civile, nonostante gli stessi dirigenti dei lavoratori, compreso Togliatti, subito dopo l'operazione, invitassero tutti alla calma. Certo, quell'episodio è stata la goccia che fece traboccare il vaso, tutto nasceva dalla sconfitta del Fronte Popolare il 18 aprile, nelle elezioni del 18 aprile di quell'anno, del 1948, quindi lì esplosero le tensioni. Ecco, diciamo che poi la vittoria, anzi le tre vittorie consecutive di Bartali al Tour de France contribuirono ad allentare quella tensione che gli stessi dirigenti dei lavoratori, come detto, volevano che scemasse, che calasse. Di certo ci fu una telefonata di De Gasperi a Bartali la sera del 14 luglio e il presidente del Consiglio di allora disse a Bartali: cerca di farcela, sarebbe importante, qua c'è tanta confusione. Poi De Gasperi gli mandò un messaggio di congratulazioni quando Bartali vinse la tappa, e lo stesso fece Togliatti, ecco, che appena ripreso dall'intervento disse: come è andato Bartali, che cosa ha fatto Bartali al Tour? Quindi non fu determinante, ma certamente contribuì. Invece, tornando al nostro Fausto Coppi, quale fu secondo te la sua vittoria più significativa? La vittoria più significativa secondo me è quella, tra le tante, del Giro d'Italia del 1949, la tappa Cuneo-Pinerolo. Perché? Perché fa una fuga di 192 chilometri, scalando da solo cinque colli, Maddalena, Vars, Isoar, Monginevro e Sestriere, e arrivando al traguardo con 12 minuti di vantaggio su Bartali. E in quella tappa del Tour de France, visto che siamo alla radio è importante ricordarlo, nacque una frase che ha accompagnato la carriera di Coppi da allora, la frase di uno straordinario radiocronista che si chiamava Mario Ferretti e che disse: un uomo solo, la sua maglia è bianco-celeste, il suo nome Fausto Coppi. È giunto il momento di parlare della Dama Bianca. L'amore con questa donna suscitò uno scandalo e divise in due il paese. Sì, un grande scandalo, proprio perché eravamo in un'Italia diversa. Venne chiamata Dama Bianca perché un giornalista francese, Pierre Chany, la vide accanto a Coppi indossando un Montgomery bianco, e lì venne il soprannome di Dame Blanche, poi tradotto in italiano la Dama Bianca. Giulia Occhini, che era la moglie di un medico tifosissimo di Coppi, ironia della sorte, e i due seguivano Coppi nelle sue gare,
seguilo una volta, seguilo una seconda, scatta poi l'amore tra Giulia Occhini e Fausto Coppi. Amore, legame che diventa di pubblico dominio nel 1953 a Lugano, quando Coppi vince il campionato del mondo e sul podio, insieme a lui, a raccogliere i fiori, c'è anche Giulia Occhini. Avevano deciso, insomma, di rendere pubblica la loro unione. Scoppiò lo scandalo, si trattava di adulterio che all'epoca il codice condannava soprattutto contro la donna. Ci fu l'irruzione della polizia in una villa che Coppi aveva acquistato per viverci insieme con Giulia Occhini, colpevole lei di una sola cosa, cioè quella di trovarsi sotto il tetto di una casa che non era quella del marito. Finisce in carcere per 96 ore, ci fu il processo nel 1955, furono condannati rispettivamente a 2 e 3 mesi di carcere con la condizionale. A Coppi fu ritirato il passaporto, la Occhini fu condannata al domicilio coatto e poi andò in Sud America per far nascere quello che allora chiamarono il figlio della colpa, Faustino, per farlo nascere in Sud America e non in Italia. Secondo te questo scandalo danneggiò la popolarità di Fausto Coppi o aveva la solidarietà della gente? Lo danneggiò sicuramente, perché fu ritenuto colpevole, fu rifiutato da quello stesso pubblico che prima lo adorava. I risultati non erano più esaltanti, anche perché Coppi non era più giovanissimo e quindi c'era la naturale parabola discendente di un campione, aveva 35 anni, ma queste sconfitte, questa sua incapacità di essere come era sempre stato, fu attribuita alla presenza della Dama Bianca, fu la colpa di lesa castità e quindi ricevette fischi, lettere infamanti, freddure, me ne sono segnata una: a forza di giocare a dama, il re del pedale è finito sotto scacco. Quindi commenti sarcastici, cartelli beffardi, Coppi vai che la Dama Bianca ti aspetta. Ecco, quindi tutto questo evidentemente lo ha colpito, lo ha ferito, lo ha danneggiato. Poi tutto questo in fondo è stato, per fortuna, dimenticato, pur rimanendo una pagina importante nella vita di Fausto Coppi, proprio nel momento in cui invece ci sarà la tragedia della sua morte. Ecco, a proposito della sua morte, qualche anno fa è uscita la notizia pubblicata dal Corriere dello Sport che a uccidere Fausto Coppi sarebbe stata una pozione misteriosa preparata da uno stregone africano mentre si trovava a correre in Africa. Un altro giornale invece, un periodico, scrisse che a ucciderlo sarebbe stata l'ingestione di una fetta di tubero di manioca. Insomma, tutte leggende? Ma guarda, gli elementi che noi abbiamo, in realtà quelli concreti, ci fanno tutti pensare che Fausto Coppi sia morto di malaria. Lui era andato in Alto Volta per promuovere le corse ciclistiche in quel paese africano, lì si era trattenuto per una battuta di caccia, ritornò in Italia, aveva un colore verdognolo, si mise a letto il giorno di Natale del 1959, i medici gli diagnosticarono una banale influenza, poi questa influenza si trasformò in una polmonite, sempre secondo i medici, in realtà si trattava di malaria, malattia nella quale era ricaduto perché l'aveva già contratta durante la Seconda Guerra Mondiale. Sarebbe bastato il chinino per salvarlo. Il 2 gennaio muore a 41 anni e pensate, aveva deciso di continuare ancora, di fare ancora un altro anno per far crescere accanto a sé dei corridori, dei ciclisti giovani. E sapete chi doveva essere il suo direttore sportivo, cioè l'uomo dell'ammiraglia? Gino Bartali. Secondo te, Marco, Coppi si può considerare un precursore di quello che poi è il ciclismo moderno? Certamente sì, per l'attenzione maniacale che lui aveva ai materiali, alla bicicletta, alla catena, ai dettagli. Se vogliamo fare un paragone con un campione del nostro tempo, il riferimento da questo punto di vista che mi viene in mente è quello di Schumacher. Era uno Schumacher di quegli anni per queste sue caratteristiche. Insomma, cercava tutto ciò che avrebbe potuto farlo andare più forte, perché voleva andare più veloce degli altri. Al tempo stesso aveva imposto una struttura rigidamente gerarchica della squadra nella quale apparteneva, cioè lui era il capitano, gli altri erano i gregari al suo servizio. Così come poi hanno fatto gli altri campioni successivi, Merckx, Indurain, Armstrong, e chi non sottostava a questa regola pagava. In che modo pagava? Nel senso che non veniva invitato alle kermesse, ai circuiti, su pista, là dove c'erano dei buoni compensi, oppure era costretto a cambiare squadra.
Corridore moderno anche per l'attenzione all'alimentazione. Lui mangiava filetti al sangue, frutta cotta, miele, germi di grano, acqua minerale, sempre controllato da già citato Biagio Cavanna. E quando c'era la corsa nel gruppo era uno molto carismatico, era come si dice un padrone del gruppo, così come padroni del gruppo sono stati i corridori che ho citato, da Merckx in avanti, cioè controllava chi andava in fuga, decideva se bisognava andare a recuperare, a riprendere quel corridore o meno, a seconda che fosse pericoloso o minaccioso per la classifica, o semplicemente perché era antipatico o simpatico, si comportava da padrone del gruppo. Poco fa, Marco, tu hai fatto un piccolo parallelo fra Fausto Coppi e Schumacher, ma nel ciclismo, ecco, secondo te c'è stato nell'epoca moderna un campione paragonabile a lui? Ma è facile pensare a Marco Pantani. Qualcuno ha detto che Merckx è stato il più forte nella storia del ciclismo, Coppi il più grande per quelle caratteristiche di cui abbiamo parlato all'inizio della nostra conversazione. Certamente Pantani ricordava Coppi per due ragioni. Primo, per l'aspetto fisico, sgraziato, goffo nella vita quotidiana e invece leggero, elegante, spettacolare in bicicletta, quindi c'era questa doppia faccia. E poi per la caratteristica che aveva Pantani di saper cambiare marcia, era lì con gli altri, poi a un certo punto, quando decideva lui, quando capiva che le condizioni del gruppo e della strada glielo consentivano, andava via, andava in fuga, partiva solo, solo come Fausto Coppi. La stessa ricerca di solitudine aveva Pantani, un rapporto con il ciclismo secondo me identico a quello di Coppi. Tutti e due fuggivano da qualcosa, dai loro mostri che avevano dentro, e nel caso di Pantani purtroppo sono stati dei mostri che lo hanno divorato. Ecco, quello che tu dici ci porta direttamente al tema doping. Oggi parlare di ciclismo non si può evitare di citare il doping. Ai tempi di Coppi non esisteva? Ai tempi di Coppi esisteva il doping, ma non c'erano i controlli antidoping. L'uso di anfetamine era piuttosto diffuso, così come anche la stricnina. Forse ci pensava lo stesso Biagio Cavanna a regolare tutto questo. Ma non veniva visto e non veniva considerato come qualcosa di illecito. Veniva considerato come un aiuto di cui il corridore aveva bisogno. E lo stesso Coppi disse: le medicine non trasformano i brocchi in campioni. Certamente questo doping, che poi si è chiamato doping, all'epoca si chiamava la bomba, c'era allora e poi è diventato un fenomeno di massa diffuso nel ciclismo moderno. E a proposito di bomba, ascoltiamo insieme questo repertorio che abbiamo trovato nelle Teche Rai. Fausto Coppi, tutta la verità, nient'altro che la verità. Tutt'altro che la verità. Fausto, tutti i corridori portano una borraccetta nella tasca posteriore dei calzoncini. Se vi domandano cosa contiene, come rispondete? Caffè. Solo caffè. Oppure? Pepto-Cola, ricostituente. E invece cosa contiene la borraccetta segreta? La bomba. Ti dispiace spiegare agli ascoltatori cosa è una bomba? La bomba dovrebbe essere un paio di gambe di ricambio e composta di ingredienti segreti. I più importanti sono la simpamina e la fiducia che la bomba funzioni. Tutti i corridori prendono le bombe? Sì, tutti. E quelli che dicono di non prenderne è bene non avvicinarsi con fiammiferi accesi. Tu prendi bombe, Fausto Coppi? Naturalmente, quando serve. E quando è che serve? Quasi sempre. Allora, la bomba. Marco, tu sai dirci qualcosa di più preciso di questa fantomatica bomba? Sì, questa è una nota, celebre intervista televisiva che fece Fausto Coppi, nella quale parlava appunto di bomba, che altro non è che una sostanza, che fosse anfetamine, che fosse stricnina, come detto, che davano vigore al ciclista. Ecco, lui si è sempre mosso sul filo dell'ironia, dell'ambiguità in questa conversazione con il giornalista dell'epoca. Ma credo che, come diceva una canzone di Venditti, bomba o non bomba, Coppi sia sempre Coppi. Marco Franzelli, grazie per essere stato qui con noi.
Questa puntata della Storia in Giallo termina qui e nel ricordarvi che ci ritroverete alla stessa ora, sabato prossimo, su Radio 3, vi diamo appuntamento a domani dalle 14 alle 15 su questa stessa rete con Rosso Scarlatto. A questa puntata hanno collaborato Diana Vinci, curatrice del programma, Manuel De Lucia per la regia del dibattito, Alessandro Molinari per le musiche originali e Fiore Liborio, tecnico del suono. La regia è come sempre di Francesco Pannofino. Da Antonella Ferrera, grazie a tutti voi per l'ascolto e felice sera. Le voci di oggi erano quelle di Cristina Boraschi, Francesco Pannofino, Alberto Rossatti, Antonio Serrano e Riccardo Rossi nel ruolo di Fausto Coppi. Per riascoltare le puntate e per scriverci, visitate il nostro sito www.radio.rai.it/radio3/la storia in giallo, dove è attivo il servizio di podcasting. Il nostro indirizzo di posta elettronica è lastoriaingiallo@rai.it.